Vogliono segnare 10 gol. Insomma, tanta roba, no Massimo? Beh, sottolineavamo il carattere che avevamo avvertito in maniera evidente nel corso della conferenza stampa di Mertens. La scena si è ripetuta oggi, come ti ricordavi, questo ragazzo che ha detto voglio vincere lo scudetto, ha ragione Benitez, potrei provare a fare 20 gol e voglio anche guadagnare la camisetta della nazionale spagnola, quello per me è un sogno, significa che vuole fare tante belle cose in maglia azzurra. Ci ascoltiamo uno stralcio della sua conferenza stampa di oggi. Eccolo Callejón. Devo essere grato a Mourinho perché mi ha dato la possibilità di giocare nella prima squadra, quindi veramente gli devo dire grazie, ha scommesso su di me. E adesso questo era il passato, ovviamente io adesso sono molto contento di trovarmi in questa nuova esperienza e ho molta voglia proprio di giocare e di difendere questa maglia, quindi ho massimo entusiasmo e non vedo l'ora di giocare al San Paolo. Lasciare il Real Madrid è un po' un peccato, certamente si tratta di una squadra tra le migliori nel mondo e comunque questo è un passaggio importante per me. Questa è la mia sfida e io spero veramente di essere un giocatore all'altezza di questa squadra e io ho veramente tanta voglia di giocare, di lavorare e di arrivare al successo. Beh, direi che la sua chiamata per me ha rappresentato tutto. Il Napoli è un club storico, una squadra storica e ha fatto un fantastico campionato e è arrivato alla Champions, quindi per me la chiamata di Benitez poi è stato il coronamento di tutto questo. Per me ogni partita è come se si trattasse di una finale, quindi io gioco al meglio, al 100% sempre. E sia che io inizi proprio come titolare della partita o che sia in panchina. Quindi il calcio rappresenta la mia vita e questo è il mio atteggiamento. Io ho parlato con vari giocatori del Real Madrid e mi hanno chiesto come stanno andando le cose, com'è la mia esperienza con il Napoli, come mi sto trovando. Io ho riferito che sono molto molto contento. A me piace giocare in varie posizioni del campo, quindi sulla fascia destra, sinistra, come mezza punta, anche come attaccante. Alla fine è l'allenatore che decide. Qui ho trovato un gruppo davvero in gamba, tutti quanti hanno molta voglia di lavorare, c'è molto entusiasmo, davvero voglia di fare. E il Napoli sì, non intende essere una squadra di singoli individui, ma è importante la collettività. Hamsi, quindi è un giocatore che mi è sempre piaciuto molto, adesso mi trovo a giocare anche al suo fianco, quindi sono molto contento. E il mio vero obiettivo è quello di far vincere lo scudetto al Napoli. Eccolo, l'ha detta la parola, Angelo, la devo voglio fare vincere lo scudetto al Napoli, ha detto il parolone, Callejón. Beh, insomma, questo è bello che si espone oltretutto e si esprime con la semplicità di un giovane, che così è giusto che parla un giovane, con la semplicità, l'umiltà, ma anche la voglia di vincere. Per quale motivo tentare di essere di poco? Caro Angelo, Callejón non è mica 26, poi tanto giovane, Callejón è un giocatore fatto, un rispetto giocatore ambizioso. Te, sì. Che... Ma guarda, tra l'altro Gianluca, tu veramente, io sono seriamente preoccupato per te. Se tu hai 26 anni mi dici che non è tanto giovane, io penso che tu hai un uovo in a tavola.